Secondo lei quale ruolo dovrebbe avere il Parco Rossani all'interno della città di Bari? Beh, un ruolo di grande centralità, anche in considerazione della posizione del parco a ridosso della stazione di Bari Centrale. È un parco che funge da punto di riferimento di due grandi attrattori. Uno è prossimo all'apertura del polo bibliotecario con l'ospitalità della più grande biblioteca del Mediterraneo, la Teca del Mediterraneo, oltre alla vicinanza con l'Accademia delle Belle Arti che, come tutti ben sanno, verrà presto cantierizzata con lo spostamento all'interno di quei luoghi anche di una funzione di formazione universitaria molto importante. Noi immaginiamo questa caserma come questa ex caserma come un nuovo spazio immerso nel verde, con una trasformazione importante che è quella dell'ex piazza d'armi, dove in tanti giovani hanno fatto dei giuramenti, in una piazza d'arti animata proprio dagli studenti della futura Accademia delle Belle Arti e da tutti coloro i quali troveranno piacere e convenienza nell'attraversare questo parco per andare nelle diverse direzioni della città. Grazie. Si ha intenzione di migliorare o aggiungere qualcosa a questo progetto? Sicuramente ancora tanto. L'area è di 7 ettari di superficie, allo stato attuale abbiamo riqualificato circa 3 ettari, ma la nostra progettazione prevede la riqualificazione dell'intera superficie con la realizzazione di molte funzioni e soprattutto con il completamento dell'area parco, quindi dell'area verde, anche per le restanti parti non coperte da edifici. Questo complesso permetterà di collegare, diciamo, tutti i diversi fronti della città che circondano questa ex area militare, in modo tale da far sì che quello che per tanti anni è stato considerato come un recinto intorno al quale la città ruotava e i cittadini camminavano, come un luogo in realtà dove poter diciamo attraversarlo, ma soprattutto viverlo in maniera diretta. Un'ultima domanda: cosa differenzia secondo lei il Parco Rossani dagli altri parchi? Indiscutibilmente la posizione, un parco a 10 metri dalla stazione di Bari Centrale e quindi un parco che tutti hanno modo di poter vedere anche di transito, semplicemente per recarsi da un luogo ad un altro. Bari Centrale in quella porzione di città rappresenta il punto di arrivo, di partenza di coloro i quali sono diretti al campus universitario e sono tanti studenti, o alla nostra cittadella sanitaria, al policlinico. Entrambe le direttrici sono raggiungibili con un minor itinerario a piedi, proprio attraversando l'area dell'ex caserma Rossani e quindi il parco della caserma. Grazie. A voi.